Smaltimento rifiuti speciali, c'è una convenzione siglata tra il Comune di Vittoria e la provincia regionale di Ragusa, lo ha detto il vice sindaco Filippo Cavallo dagli studi di Post-it, rispondendo alle tante lamentele e denunce che nei giorni scorsi sono comparsi in alcuni gruppi su Facebook. Il vice sindaco, nonché assessore con delega all'ambiente e alle discariche, ha chiarito che il Comune Ipparino ha versato una somma di 12.000 euro per l'attivazione di un servizio di smaltimento di materiale cancerogeno sia nelle aree extraurbane che nel centro cittadino. Il Comune di Vittoria, assieme ad altri comuni della provincia, ha avuto una collaborazione con la provincia e ha stipulato una specie di intenti. Ha versato una somma di 12.000 euro perché la provincia provvedesse a fare una gara unica per la raccolta di questo tipo di materiale. E siamo forse nella fase quasi terminale. I tecnici della provincia, penso come negli altri comuni, sono già venuti nel nostro territorio e tutti questi siti, che sono diverse decine, non è uno, due, tre, sono diverse decine, sono stati tutti censiti e da un punto di vista topografico sono stati individuati. Intervento che verrà fatto anche all'interno della città, cioè nel centro abitato, sì, e non soltanto nelle periferie oppure nelle zone. All'interno della città. La vera novità in realtà sta nell'aver annunciato l'idea di un progetto da realizzare con la collaborazione delle ditte che operano nel settore in maniera diretta, adottando magari una sorta di scontistica per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Vittoria, con la mia persona, voglio dire, sta cercando e ha messo in atto un percorso. Io spero di poter arrivare a un risultato che è quello di mettere a disposizione della cittadinanza, perché questo è il progetto, poi vediamo di riempirlo di contenuti, mettere a disposizione della cittadinanza una serie di ditte che esistono nel nostro territorio e anche nei territori limitrofi, alla quale qualcuno si può rivolgere. E il Comune poi, per chi farà questo tipo di intervento certificato, vediamo di poter, e qui stiamo studiando il modo, poter dare anche un modesto contributo perché praticamente possa essere ristorato il tipo di intervento che ha un ordine non indifferente.